È possibile che, in un'epoca remota, sia esistita una misteriosa razza di umanoidi caratterizzata da un cranio più allungato rispetto a quello degli esseri umani? Nei testi antichi si menzionano spesso popoli dotati di grandi capacità e con un aspetto fisico insolito, popoli che hanno trasmesso agli uomini sapere e conoscenza. Esistono prove e ritrovamenti specifici che confermano la veridicità di questi antichi racconti? Cosa succederebbe se venissero trovate prove dell'esistenza di questo antico popolo? Se queste tracce esistessero davvero, non dovremmo trovarle? In realtà esiste moltissima documentazione di ritrovamenti, che per le loro specifiche caratteristiche dovrebbero quantomeno mettere il dubbio che possa essere esistito un antico popolo di cui si sono perse le tracce. Ma questo non accade, e quindi quello che dovremmo chiederci è il perché tutto questo venga taciuto. Molti di voi molto probabilmente saranno scettici sulla reale veridicità di questi ritrovamenti, ma dopo aver visto questo video, siamo sicuri che anche in voi sorgeranno diversi dubbi. Oggi esploreremo incredibili scoperte e analizzeremo tutte quelle evidenze che potrebbero cambiare per sempre la nostra comprensione della storia del nostro pianeta. Ma prima di partire per questo affascinante viaggio, come facciamo sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro e per non perdervi i nostri nuovi video. Il racconto della nostra storia inizia con Julio Tello, un archeologo peruviano nato nel 1880 e spesso considerato il padre dell'archeologia peruviana. Tello dedicò la sua vita alla scoperta delle antiche civiltà del Perù e il suo contributo alla nostra comprensione di queste culture è inestimabile. Una delle sue scoperte più incredibili e misteriose avvenne però nel 1928, a Paracas, una regione costiera del Perù. Durante uno scavo in un antichissimo cimitero, Tello, insieme al suo gruppo di ricerca, portò alla luce una gran quantità di ossa umane e fra questi moltissimi teschi. A colpire furono proprio quest'ultimi. Circa 300 di essi possedevano delle peculiarità molto insolite per crani umani considerati normali. Questi teschi presentavano un'anomala forma allungata, ma non solo, mostravano delle caratteristiche incompatibili con le normali ossa di un essere umano. Prima di procedere oltre, sgombriamo però il campo da un equivoco. Ne abbiamo parlato in un video precedente, ma è importante ribadirlo perché ancora oggi crea confusione. La scienza ufficiale non nega l'esistenza di questi teschi, ma ritiene che questi siano il frutto di particolari riti religiosi e di bellezza. In seguito, vedremo che questa spiegazione non solo non sia sufficiente a spiegare questo fenomeno, ma non è nemmeno tecnicamente possibile. Ma per completezza di informazioni diciamo che effettivamente moltissimi popoli hanno nella loro tradizione la pratica dell'allungamento del cranio. Questa pratica consisteva nel legare il cranio morbido di bambini con fasce o tavolette per modificarne la forma. Questo processo iniziava subito dopo la nascita e continuava fino a quando le ossa del cranio non si consolidavano, conferendo una forma allungata alla testa. Nonostante fosse molto dolorosa e rischiosa, perché metteva in pericolo la salute di chi la subiva, questa pratica è stata effettivamente eseguita nel corso degli anni per scopi ritualistici e di bellezza da popoli presenti in svariati luoghi del pianeta. Ma come abbiamo detto, ritenere che tutto questo sia sufficiente a spiegare questi insoliti ritrovamenti è un errore grossolano, e adesso proveremo a dimostrarvi il perché. Erodoto, il grande storico greco del V secolo avanti Cristo, descrive ad esempio i crani del popolo siriano come più lunghi e resistenti rispetto a quelli di altri popoli. Questa osservazione, fatta migliaia di anni fa, suggerisce che la pratica della deformazione cranica già in tempi antichissimi non era limitata al solo Perù. Ho osservato che i crani del popolo siriano sono di gran lunga più resistenti di quelli degli egiziani. Credo che la causa di ciò sia che gli egiziani, fin dall'infanzia, coprono le loro teste con panni, mentre i siriani le lasciano scoperte. Ecco perché i crani degli egiziani sono così molli da poter essere frantumati con un sasso, mentre quelli del popolo siriano sono così duri che non si rompono neppure se colpiti con una pietra. Come dicevamo precedentemente, la scienza ufficiale afferma che la forma anomala di questi teschi deriva da un procedimento artificiale. Adesso guardiamo questi due teschi. A sinistra abbiamo un teschio umano dalla forma classica e a destra un teschio con una forma anomala. Cosa c'è di strano? Come possiamo facilmente notare semplicemente osservando il teschio dalla forma allungata, questo non solo ha una forma anomala rispetto alla norma, ma appare anche più grande. Ora, se la forma allungata fosse dovuta ad un'azione di schiacciamento, questo avrebbe sì una forma più oblunga, ma non potrebbe avere mai acquisito una massa maggiore.
Per comprendere questo concetto, immaginiamo di schiacciare un palloncino. Riusciamo a fargli cambiare forma, ma l'aria contenuta al suo interno sarà sempre la stessa. Questo non accade però con i teschi allungati. Questi infatti mostrano di avere una capacità cranica superiore del 25%. Quindi, come è possibile che abbiano una capacità cranica maggiore? Tutto questo non può certamente avvenire con una semplice operazione meccanica di schiacciamento. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che questi crani fossero affetti da particolari patologie, come ad esempio l'idrocefalia, ma anche questa ipotesi non regge per diversi motivi. Il primo è sicuramente che la forma di un cranio idrocefalo è diversa rispetto alla forma di quelle rilevate nei ritrovamenti di teschi in tutto il mondo. La seconda evidenza è che è molto difficile che una patologia del genere interessasse un numero così elevato di individui. Pensiamo al ritrovamento da parte di Tello di 300 crani dalla forma anomala. Ma se gli individui che avevano il cranio deforme fossero stati affetti da particolari patologie, che spesso come conseguenza hanno un'alterazione delle funzioni cognitive e motorie, per quale motivo moltissimi popoli della Terra avrebbero dovuto imitare tale forma e farne un modello di bellezza? O come abbiamo dedotto dagli oggetti ritrovati nelle tombe di questi individui, perché questa imitazione veniva praticata dai ceti più elevati? Come dicevamo precedentemente, un altro dettaglio interessante è che le ossa che compongono il cranio di questi teschi dalla forma anomala appaiono essere più grosse e resistenti. Di questa peculiarità, come abbiamo visto, ne aveva parlato Erodoto quando descriveva i crani siriani. In Persia, in Egitto e in Siria è possibile osservare una differenza significativa nella durezza fra i crani delle persone. I persiani usano copricapi e così fanno gli egiziani. Per questo i crani di quelli che ho menzionato sono tanto più molli di quelli persiani. Il contrario accade per coloro che vivono in Siria, che usano coprirsi la testa con feltro, e per questo motivo i loro crani sono tanto più duri. Chiaramente non c'entra nulla il fatto che venissero utilizzati copricapo o meno durante lo sviluppo e la crescita di un individuo, ma Erodoto non può saperlo e si limita a fare un'ipotesi secondo le conoscenze scientifiche che ha a disposizione. Ma la sua testimonianza è comunque importantissima, perché evidenzia questa anomalia già in tempi antichi. Pensate infatti che la differenza fra un cranio normale e uno dalla forma allungata è così importante che pesandoli si è visto che i crani dalla forma anomala pesano il 60% in più rispetto ad un cranio normale. Ma questi crani hanno anche un'altra particolarità. Manca in essi la giuntura sagittale. Le suture ossee nel cranio umano sono articolazioni fibrose che collegano le ossa del cranio. Sono composte da tessuto connettivo denso e permettono una crescita e una deformazione minima, necessarie per lo sviluppo e la protezione del cervello. Le principali suture craniche sono la sutura coronale che unisce l'osso frontale con le due ossa parietali, la sutura sagittale che unisce le due ossa parietali lungo la linea mediana del cranio, la sutura lambdoidea che unisce le ossa parietali con l'osso occipitale nella parte posteriore del cranio e infine la sutura squamosa che unisce le ossa parietali con le ossa temporali su entrambi i lati del cranio. Come dicevamo, queste sono importanti perché durante la crescita di un individuo permettono al cranio di espandersi. Esistono varie patologie che vedono delle alterazioni delle normali funzioni delle suture. Per esempio, può capitare che queste si saldino prima del tempo e come conseguenza portano ad una compressione del cervello durante le normali fasi di crescita che, se non trattate chirurgicamente, comportano varie patologie, alcune delle quali letali. Per spiegare la mancanza della sutura sagittale nei teschi anomali ritrovati in più parti del mondo, alcuni scienziati hanno ipotizzato che questi individui fossero affetti da una qualche patologia, ma precise analisi hanno smentito questa ipotesi e hanno confermato che la sutura sagittale, in questi teschi, non è mai stata presente in nessuna fase dello sviluppo. Un'altra anomalia che non possiamo certamente spiegare con la fasciatura del cranio riguarda la dimensione delle cavità oculari, che, come possiamo vedere da questa fotografia, appaiono notevolmente più grandi rispetto a delle normali orbite oculari. A tutto questo si aggiunge un altro aspetto molto particolare. Il punto in cui la spina dorsale si innesta in un normale cranio è molto diversa da dove si innesta quella di un cranio dalla forma anomala. È chiaro che tutte queste anomalie di cui vi abbiamo parlato non possono essere state causate dalla semplice fasciatura o compressione del cranio, ma sembrerebbero essere tutti indizi dell'esistenza di una razza di umanoidi diversa dalla nostra. Inoltre, che questi teschi avessero delle caratteristiche atipiche è noto sin dai tempi antichi,
e anche i ricercatori del passato avevano compreso che questi erano molto diversi da quelli realizzati tramite la pratica artificiale della compressione. E questa certezza derivava anche da straordinari ritrovamenti. Due ricercatori del passato, Rivero e Ciudi, nel 1851, nel testo Antichità peruviane, descrissero un incredibile ritrovamento. Fra le pagine del libro troviamo la descrizione del ritrovamento di un'antica mummia di una donna. Questa, oltre ad avere la tipica testa allungata, presentava una straordinaria particolarità. Era incinta. Nel grembo della donna vi era infatti un feto che venne stimato essere di circa 7 mesi. Quindi, prossimo alla nascita e completamente formato per quanto riguarda lo scheletro e le ossa. All'epoca ovviamente non esistevano ancora le macchine fotografiche, ma come possiamo vedere, a corredo della descrizione testuale, abbiamo un dettagliato disegno che riproduce il ritrovamento del feto. La stessa conformazione della testa si presenta nei bambini ancora non nati e di questo abbiamo avuto una prova convincente in un feto racchiuso nel grembo di una mummia di una donna incinta che abbiamo trovato in una grotta di Huichai. Ma ritrovamenti simili sono avvenuti anche in tempi più recenti. Ad esempio in Perù è stato rinvenuto lo scheletro di una giovane madre e vicino a lei i resti di suo figlio, che è stato stimato avere un'età di 9 mesi. Entrambi i corpi mostrano di possedere il cranio allungato e tutte le anomalie di cui abbiamo discusso sino ad ora. Famosissimo è anche il ritrovamento di un altro bambino peruviano dell'età apparente di 10 mesi, che è diventato noto con il nome di Detmond Child e che si trova attualmente in Germania nel Museo di Lipsia. Anche in questo caso possiamo vedere come la piccola mummia possegga un cranio dalla forma anomala. Ma adesso torniamo un attimo indietro e osserviamo nuovamente il disegno che ritrae il feto trovato nel 1851 da Rivero e Ciudi. Se osserviamo bene l'immagine, salta subito all'occhio un particolare. Il feto viene rappresentato con una dentatura già sviluppata, il che appare un'anomalia visto che i denti non spuntano prima di 8-10 mesi dopo la nascita. A questo punto è inevitabile chiedersi quale sia il motivo per cui è stato rappresentato in questo modo, e se si tratta di una licenza artistica o se c'è dell'altro. Difficilmente si può parlare di licenza artistica in un disegno che mira a rappresentare nel modo più fedele possibile un ritrovamento. Quindi, dobbiamo pensare che il feto possedeva già una dentatura sviluppata? Sembra impossibile, ma sembrerebbe di sì, e questo viene confermato da alcuni ritrovamenti recenti. Un esempio significativo è la scoperta del cranio di un bambino trovato vicino al lago Titicaca in Bolivia, che si stima potesse avere meno di 2 anni. Il cranio presenta le solite anomalie e l'assenza della sutura sagittale, ma ha qualcosa in più. Sono presenti 24 denti ben formati. Nello sviluppo normale è molto insolito che a poco meno di 2 anni siano presenti già 24 denti. E questo è un altro elemento straordinario che insieme ad altri ritrovamenti sembra confermare che questi individui avessero delle fasi di sviluppo più accelerate rispetto a quelle di un uomo comune. Un ultimo aspetto anomalo riscontrato nell'analisi di questi teschi allungati è la presenza di 2 buchi nella parte superiore del cranio. Questi 2 fori dovevano avere una qualche funzione, che al momento è però sconosciuta. A questo punto dobbiamo però fare un'altra importante precisazione. I teschi ritrovati non possono appartenere a individui vissuti milioni di anni fa. In questo caso, infatti, il tempo li avrebbe dissolti e nella migliore delle ipotesi avremmo trovato fossili. Ma così non è. Le condizioni di questi teschi sono eccellenti. Alcuni hanno ancora del tessuto attaccato sulla superficie delle ossa, il che fa presupporre che possano essere vecchi al massimo di qualche migliaio di anni. Questo aspetto è molto importante, perché conferma che questi uomini fossero presenti sino a poche migliaia di anni fa, se non addirittura sino ad epoche più recenti. Come dicevamo precedentemente, teschi con anomalie simili sono stati ritrovati in quasi tutte le regioni del mondo e in luoghi che in passato, per quanto ne sappiamo, non hanno mai avuto contatti fra loro. Un fatto ulteriormente curioso, che si collega con tutto ciò che abbiamo appena detto riguarda l'antico Egitto, ne abbiamo parlato in un video precedente, e per non ripeterci vi mettiamo il link in descrizione. Ma non possiamo non dire che è molto curioso che alcune antiche rappresentazioni in Egitto mostrano che i faraoni e i loro figli avessero il cranio allungato. A questo punto è inevitabile chiedersi chi fossero questi esseri dal cranio allungato. Chiaramente non abbiamo una risposta definitiva, ma tutti gli indizi puntano a far pensare che sia esistita una razza di esseri umanoidi simile agli uomini, ma che non erano uomini. Questa razza doveva affascinare i popoli di tutto il mondo, tanto che si passò all'imitazione deformando il cranio per cercare di assomigliargli.
Forse erano considerati dei o esseri superiori, e la deformazione cranica era un modo per avvicinarsi a loro. Le osservazioni storiche, i ritrovamenti archeologici e le caratteristiche anatomiche indicano chiaramente che stiamo parlando di una razza umana diversa, con una struttura genetica distinta. Il ricercatore americano Brian Forster, per cercare di venire a capo del mistero di questi teschi allungati, ha avviato una serie di indagini genetiche sui teschi trovati a Paracas, e i risultati sono stati sorprendenti. Il DNA di questi antichi uomini racconta infatti una storia inaspettata. Anche se Brian Forster ha prelevato i suoi campioni da teschi ritrovati a Paracas, e quindi in Perù, questi hanno rivelato la presenza di aplogruppi che sono associati rispettivamente all'Europa orientale, alla Mesopotamia e alla Siria. Ma ancora più sorprendente è stata la scoperta che alcuni segmenti del DNA non corrispondevano a nessun aplotipo umano conosciuto, suggerendo potenziali origini genetiche uniche o sconosciute. Quindi, secondo questi test genetici, questi antichi individui che vivevano migliaia di anni fa nell'America del Sud avrebbero in realtà un'origine medio orientale ed europea, e alcuni tratti del loro DNA non corrisponderebbero a tratti conosciuti. La natura indipendente di queste ricerche, anche se ha visto la partecipazione di scienziati titolati, non è stata accolta con interesse dal mondo della scienza ufficiale. Chiaramente saranno necessarie ulteriori indagini, ma gli indizi che abbiamo analizzato sino ad adesso, e i riscontri genetici, per quanto ancora necessitino di ulteriori approfondimenti, aprono a scenari inediti e per certi versi rivoluzionari. Un antico e misterioso popolo ha vissuto sulla Terra, ed è stato in grado di viaggiare in tutti gli angoli del pianeta. Gli uomini con cui sono entrati in contatto sono rimasti così affascinati da questi esseri che hanno provato attraverso pericolose e complicate pratiche ad imitare la loro fisicità. Chi era questo antico popolo? Sono gli esseri divini di cui narrano le tradizioni di tutto il mondo. Abbiamo trovato le prove della loro esistenza. Noi continueremo ad indagare questo affascinante mistero. Voi fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti. E se vi è piaciuto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale per sostenere il nostro lavoro e per non perdervi i nostri prossimi video. Alla prossima storia!